Secondo te, in che direzione andrà Roaming nei prossimi anni, visto che è appena partito? Ma appunto in due direzioni. La prima, noi adesso dobbiamo validare il modello, quindi a breve abbiamo tantissime cose da fare e l'idea è quella di essere un buon sistema. Noi, il nostro obiettivo, allora, la nostra mission, diciamo, il nostro valore principale è aiutiamo le persone a fare business, full stop, in generale. Poi come lo facciamo? Facilitando la vendita sui social media, ok? Questi sono i nostri valori principali, assieme a una serie di altri. Cioè, quello che facciamo noi vogliamo che sia sempre smart, che sia simple, che sia ovviamente sellable, vendibile, ma anche che sia sustainable, sostenibile. Allora, l'idea è costruire su questo. Quindi prima dobbiamo realizzare la nostra sogno per noi, la promessa che abbiamo fatto ai nostri utenti, di essere il miglior posto per vendere sui social media e il miglior supporto per fare business, in particolar modo online. Ma non solo, perché vogliamo anche partecipare agli eventi offline, cioè a me interessa, a noi tutti crediamo moltissimo nell'unione dal digitale al fisico, che è il nuovo processo dopo il Web 2.0, no? E questo qui, diciamo, è un orizzonte già abbastanza impegnativo che ci prefiguriamo da qua a qualche anno, anche in prospettiva internazionale che fa parte del nostro progetto dal giorno 1. Poi se vogliamo guardare proprio all'orizzonte, ma qui non so neanche se i miei soci approveranno quello che dirò, però è proprio non una previsione, però un'idea di lungo periodo, è esattamente quello di riuscire a creare un sistema che accompagni lo sviluppo della tua attività, in particolar modo legato poi al commercio, che è la nostra specialità, in tutti i momenti, o meglio, nei momenti della tua vita che scegli tu. Cioè, l'obiettivo finale è che noi comunque siamo passati dal divano alla TV, alla scrivania e al computer, e adesso possiamo già camminare per strada con uno smartphone o un tablet, no? Ancora siamo legati alle applicazioni, quindi a volte devi scrivere un testo, a volte comunichi, a volte un video, cioè comunque il web è ancora un po' un accrocchione, ha solo 15 anni questo mercato qua, è una roba piccola. È chiaro che il web che stiamo sviluppando è quello mobile, su cellulari, ma non tanto per la piattaforma, non è importante l'e-commerce su cellulari che fa parte anche lì del nostro disegno dal giorno 1, quanto proprio per l'idea di poter usare le funzioni digitali che oggi consideriamo collegate al computer nei momenti e nei luoghi che preferisci della vita, non necessariamente a stati solidi non comunicanti. Ecco. Quindi l'idea che di poter aiutare le persone a fare business nel modo che ritengono più comodo in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. C'è anche da dire che comunque in Italia il numero, l'utilizzo di dispositivi mobile è credo il più alto in Europa. Quindi Sì, ma non è solo, a parte la questione dell'Italia, poi noi abbiamo come al solito avuto un po' di resistenze nel passare dal modello SMS, cioè dello scambio dati su reti analogiche, allo scambio dati che viviamo adesso su reti digitali, cioè il fatto dell'internet mobile. Ma è proprio in generale la dimensione, cioè si parla che nel mondo il numero di utenti internet comunque è circa 1,5 miliardi, mentre il numero di telefoni cellulari è circa 3 miliardi destinato. 3 miliardi, 3 miliardi e mezzo, no? Cioè, tenendo conto del fatto che gli utenti internet usano dei sistemi evoluti e quando contiamo i cellulari ci mettiamo dentro anche quelli da 19 dollari con i sistemi operativi che noi in Italia usavamo 10 anni fa, no? Quindi il GSM, non solo il digitale e così via, tante cose. Però non è semplicemente, ripeto, una questione di piattaforma, è una questione di abitudini d'uso, cioè quello che noi crediamo. Allora, nel mondo delle startup, in particolar modo legate al digitale, si parla molto di innovazione disruptive, che vuol dire che un certo mercato a un certo punto bam, cambia. È successo nel video, è stato così per anni, poi è arrivato YouTube, bam. È successo così nella comunicazione, così è Facebook, bam. E questa è una cosa.
Noi lavoriamo su un concetto molto diverso, tra cui di nuovo comunque Bob Kalin, il fondatore di Etsy, ha scritto delle cose molto interessanti, ma non solo lui, perché è più un ragionamento da economisti, su cui io sto ragionando anche proprio in questo periodo, che è quello della deep innovation, cioè dell'innovazione profonda, ok? E l'innovazione profonda è quello che trasforma proprio anche il tessuto economico profondo della società, anche in maniera emergente, cioè dal basso. E questo avviene sempre quando si incrociano i tre flussi, mi consenti la battuta, che è la tecnologia, l'economia e la società, no? Allora, di nuovo, per dire dove stiamo andando, non è questione di spostarsi dal computer al tablet, se è meglio il tablet o lo smartphone, questo o quell'altro, va bene. E l'idea è un po' di ripensare quelle che possono essere le abitudini nel momento in cui portiamo tutta l'esperienza che abbiamo fatto sul web in un ambiente mobile. Non si può, cioè deve essere ripensato. Anche l'internet mobile che abbiamo oggi sugli smartphone, bella, bellissima, eh? Però poi alla fine non puoi passare la vita, cioè dobbiamo inventare comunque nuovi modi. Quello che io penso alla fine sempre è che comunque alla fine vince sempre le solite cose, cioè la gente ama stare assieme, divertirsi, mangiare, no? Fare cose, ecco. Si tratta solo di trovare il modo migliore per farlo in digitale, non solo attaccati a una scrivania, legati a un cavo, ma anche in mobilità. Sì, diverse volte è stato detto, tra l'altro in interviste precedenti, che fondamentalmente siamo animali sociali. Quindi Ah, ma lo diceva Socrate, cioè, giusto per dirne uno, il mio grande amico, poverino, morto nel 399 a.C. senti, ti faccio un'altra domanda. C'è una grande reticenza per quanto riguarda, non soltanto in Italia, ma anche in Europa, anche negli Stati Uniti, per quanto riguarda i pagamenti effettuati su Sì. social network. Come avete risolto questo aspetto, visto che comunque Bloomberg si integra con Facebook? Sì, non è solo reticenza nei pagamenti su social network, pagamenti proprio in digitale. Questa cosa sta cambiando molto. Il consorzio Netcom segue questi temi. Buongiorno è un'azienda italiana che ha fatto anche una piattaforma di pagamenti mobile. E noi ovviamente usiamo come nostro sistema principale PayPal, che è uno strumento fantastico perché è molto semplice, è una piattaforma per scambiare soldi in digitale in maniera sicura. E oltre a questo ci sono ovviamente le carte di credito e poi ci sono, in particolar modo in Italia, anche sistemi meno sicuri come le carte di debito, come PostePay, che non offre una sicurezza sufficiente per l'uso in rete, anche se in rete viene comunque usata, no? Io quello che ho notato è che sicuramente l'utilizzo dei pagamenti online è aumentato molto in questo periodo. Fa parte comunque delle abitudini che dobbiamo costruire. Mi riallaccio alla domanda che mi hai fatto prima, no? Quello che noi abbiamo notato presso i nostri utenti, la nostra community, a me non piace dire costruire community e nostra community, perché una community c'è là fuori e si fa, di solito i fatti loro si fanno, no? Diciamo, quello che abbiamo notato nella community a cui stiamo cercando di partecipare, o stiamo partecipando, o vogliamo partecipare, è che ad esempio anche loro stanno imparando come sfruttare, come usare i social network per promuovere la propria attività e come comprare e come vendere online. Figurati vendere online, non è banale, no? Questa cosa qui è solo destinata a crescere. Dal punto di vista dei numeri, il consorzio Netcom, che è il consorzio del commercio elettronico italiano, stima il valore dell'e-commerce italiano nell'1% del valore del retail, cioè solo l'1% del valore dei prodotti venduti in Italia passa online, ok? In UK è il 10%. Solita storia, basta stare vivi finché poi non succede qualcosa di bello. Senti, ti chiedo ancora una cosa riguardo alle possibili evoluzioni future di Bloomin. Secondo te rimarrà comunque un modo per vendere solo prodotti o potrebbe anche cominciare a vendere servizi?
Servizi non te lo so dire, quello che noi pensiamo abbiamo valutato, però è un mestiere complesso, un po' diverso da quello che stiamo facendo, è sicuramente sviluppare la parte di piattaforma per vendere oggetti digitali. Questo ci interessa molto. Per vendere servizi adesso non saprei proprio dirti, dipende dal fornitore di servizi. Ne dubito però, dipende, cioè se è una piattaforma per vendere servizi, che ne so, Twago, Elance, le altre piattaforme che sono tipo skill market, no? Vendita di o best creativity cioè mettene dentro chi vuoi. Gli skill market sicuramente sono un mestiere completamente diverso dal nostro e risposta quindi no. Quello che pensiamo che potremmo fare in futuro, se ci riusciamo, è sviluppare verso il business, verso la vendita anche di oggetti digitali. Questo è un'evoluzione semplice. Senti, l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo parlato un po' di varie integrazioni, varie strategie che si possono implementare nel social commerce in generale per aumentare la fidelizzazione piuttosto che l'engagement dei clienti. E mi ricordo che non eri molto d'accordo sull'inclusione delle strategie di gaming tra queste. Perché? No, no, non è che non sono d'accordo, anzi, è che non sono più una tecnica, no? È una questione tattica e non strategica. Il social commerce è commerce e social. Tanto per iniziare, il prodotto deve essere progettato così, deve avere al cuore il motore sociale e questa è una cosa che ha fatto, secondo me, in maniera straordinaria, ripeto, Nicola Junior Vito, a cui vanno tutti i meriti, lo dico sempre. In occasioni pubbliche, lui è quello che fa le cose importanti. Quindi non è una questione di convincere le persone, è una questione di dare alle persone dei tool per cui automaticamente questa roba gli serve e la usano. Mi spiego. È il contrario della persuasione. A questo comunque aggiungi per forza delle strategie di engagement, di comunicazione, di confronto, di incontro in rete, magari non solo in rete, ok? E in questo anche l'approccio portato avanti dalla gamification è assolutamente interessante. Dipende molto da che cosa si intende. Ad esempio, è chiaro che può essere molto divertente. C'è una startup nostra vicina di casa che sta ragionando una cosa del genere, però per dire, nel processo di vendita puoi ad esempio innescare tutti dei meccanismi di gamification per creare, diciamo, una versione del concorso 2.0, no? Un po' l'idea di dire, di incastrare meccanismi di vendita con gaggi della community e così via. Questo della gamification è sicuramente uno studio interessante perché incrocia prodotto e strategia di comunicazione e nello stesso tempo dobbiamo un po' vederlo in pratica. Quella volta che ci siamo parlati, tu mi hai detto una cosa che è molto interessante, cioè come vengono usate le analytics da parte delle aziende. Ecco, questo qui secondo me è una visione invece molto più ampia della gamification, cioè la cosa fondamentale è mantenere i dati al centro, la conoscenza del cliente al centro, rispettarlo, uno, ma anche conoscerlo. Poi su quello puoi fare un po' quello che ti pare.